Ed eccoci di nuovo qui con un video recap di quello che è successo nella scorsa settimana sulle cripto e quello che possiamo attenderci in questa settimana, ma con un giorno di ritardo perché ieri era Ferragosto. Quindi, tanto buon Ferragosto a tutti i miei follower anche di YouTube. Ieri ho pubblicato un tweet dove salutavo tutti quanti, ma oggi andiamo a fare il classico videone gigantesco di analisi perché ci sono tanti grafici da vedere, tante anche idee nuove che dovremmo andare a considerare, secondo me, nelle prossime settimane, di cui in questo video vi darò qualche accenno. Bitcoin, Ethereum, che perde un po' di linfa di quello sprint che ha avuto nella scorsa settimana, ma si mantiene ancora ad altissimi livelli. Nasdaq che spinge ancora su nuovi massimi storici. Bitcoin invece chiuso dalla sua resistenza 24.000 e qualcosa, 25.000 in quella zona lì. La vediamo oggi, ragazzi, andiamo a capire un po' anche se ci sono nuvole all'orizzonte e quelle che sono queste fasi. Agosto, un mese di bassissima volatilità sul mercato cripto in questo momento, ci sta alla grande, ragazzi, perché se dovesse chiudere così sarebbe anche normale, però poi prelude, come sempre, alla volatilità in aumento, probabilmente a settembre. Ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi se ancora non lo avete fatto al canale. Andiamo subito a vedere i grafici, poi lasciatemi anche i pollicioni perché sono fondamentali. Allora, parto subito dalla questione resistenza di Bitcoin. 24.000 e qualcosa, 25.000, perché alcuni di voi mi hanno scritto un commento del dire: ha breccato la resistenza. Non ha breccato nessuna resistenza, perché il break di una resistenza, soprattutto rilevante come quella attuale di Bitcoin, deve avvenire ed essere confermata almeno in close daily, cioè almeno nella chiusura della candela del giorno. Bitcoin fa le finte e non ci riesce mai. E tra le altre cose, come spiego nei miei corsi, ragazzi, per la validazione di un breakout, è anche importante nei mercati delle criptovalute che ci sia comunque il superamento in maniera un po' consistente del livello della soglia, cioè se la resistenza 25.000 a 25 e 10 dollari non è un breakout. Questo è il concetto, ragazzi. Bisogna un po' comprendere che bisogna semplificare anche la comunicazione, però poi non possiamo magari dire le cose nel dettaglio in maniera estremamente approfondita, perché diventa poi complicato, ragazzi. Il breakout di un livello di resistenza deve tener conto anche della volatilità intrinseca del mercato all'interno del range di oscillazione. Queste sono questioni un pochettino diciamo quantitative, perciò fidatevi, non è avvenuto. Insomma, vi faccio vedere subito quello che è il grafico di Bitcoin, perché poi voglio mostrarvi sia Ethereum, sia Nasdaq, sia la total market cap della DeFi, perché, ragazzi, in teoria, anche se siamo in un nuovo ciclo annuale, dobbiamo mettere la lente di ingrandimento alla possibilità che questo ciclo annuale, che vedremo oggi, se Nasdaq lo conferma, sembrerebbe di sì. Stiamo ancora in una zona, non, diciamo, proprio non chiarissima, però passando i giorni, ragazzi, tutto sommato potrebbe essere accettabile una cosa del genere. Però poi, qualora dovesse esserci un ciclo annuale che vira al ribasso, la questione è tutta rimandata al prossimo anno ed è molto 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 delicata. Non vi nascondo che io sto facendo una serie di analisi molto approfondite anche sulla possibilità che, qualora i mercati dovessero reversare verso settembre-ottobre del 2022, io vada a gestire moltissime più operazioni short rispetto a quello che ho fatto in questa prima parte dell'anno, che poi alla fine fatto qualche short sporadico, quello su Luna che è andato molto bene, qualcosa su ADA, insomma, eccetera, però in realtà non un posizionamento short proprio impattante. Ci sto pensando, probabilmente andrò a fare un super video in Academy dove andrò a spiegare un po' questo mio punto di vista e prenderemo un po' diverse considerazioni. Però al momento, ragazzi, io sono trend follower, quindi siccome il trend ancora perdura in rialzo laterale rialzista, io continuo, insomma, a seguire il trend attuale. Allora, questa fase qui, ragazzi, vedete, di Bitcoin, questo è il livello di resistenza. In questa zona, per esempio, Bitcoin
ha chiuso a 24.450, essendo un'area di resistenza anche abbastanza visibile, ragazzi, che è questa qui, vedete, tutta questa zona da 24.000 e qualcosa fino a 25.000 circa. Andare a considerare questo live, questa candela qui come un breakout avvenuto è sbagliato, ragazzi, perché lo si evince anche dalle shadow che sono tutte più alte. Quindi, anche qualora io volessi andare a utilizzare questa fase, dovrei comunque tener conto delle shadow in questione e del fatto che siamo anche lato agosto e quindi comunque non c'è volume, ragazzi, non ci sono volumi, non ci sono istituzionali. Non può essere considerato questo livello come una fase di breakout. Questo è tutto un buffer, vedete? Quindi il breakout vero arriverà sopra questo livello se confermato in chiusura, cioè sopra 24.800-25.000. Confermate in chiusura, a quel punto sarà sicuramente avvenuto un breakout. Questa fase, questa fascia di prezzo è tutta una barra di resistenza totale. Quindi questa zona qui è una terra di nessuno. Perciò Bitcoin non ha fatto il breakout del livello di resistenza, bensì si ci è appoggiato proprio ed è stato nuovamente respinto. Infatti, vedete, in questa zona qui a 24.007 c'era già arrivato proprio nella giornata del 30 di luglio, quindi 20 giorni fa. Non riesce a breccare questo livello, a differenza delle altre cripto che invece ci sono riuscite, come per esempio Ethereum, perché Ethereum è riuscito a fare questo break del prezzo. E a questo punto, ragazzi, andiamo a vedere anche la conformazione della struttura ciclica. Mensile nuovo dal 26, guidato anche da Nasdaq, dove siamo da un punto di vista ciclico, anche se i cicli non ci hanno aiutato in questa fase nel trading del mensile perché sono stati troppo piccoli, troppo stretti. Questo che significa? Che si faceva molto profitto sui cicli inferiori, quindi 2 giorni, 3 giorni, settimanale. Ma non nei cicli più ampi, perché in quel caso lì, ragazzi, non c'era spazio sufficiente in quanto il mercato non aveva volatilità, perciò in sostanza quando dava segnali poi ritornava indietro e questo zigzag di Bitcoin nei cicli mensili non ha molta utilità, diciamo che funziona molto di più per chi fa trading quasi intraday, non dico intraday, quasi intraday, qualche giorno. In quel caso invece è una manna dal cielo perché si è andato a fare uno zigzag su e giù, su e giù, e quindi praticamente un bancomat. Come sempre, queste situazioni non dureranno, ovviamente, perché qualora ci fosse una situazione del genere sarebbe veramente appunto un regalo per i trader. Di solito durano qualche settimana, qualche mese, per un po' di tempo, poi scompaiono, diciamo, come atteggiamenti per i mesi successivi. Però, fin tanto che durano, se siete trader, diciamo, vi siete fatti qualche gruzzoletto. Da un punto di vista ciclico, la struttura del mensile è a circa 21 giorni. Teoricamente, sarebbe anche possibile che Bitcoin abbia realizzato proprio il massimo del ciclo mensile nella scorsa giornata, andando a toccare i 25.002, quindi questa zona qua di massimo, questa shadow che poi è stata immediatamente respinta proprio nella giornata di Ferragosto, quindi del 15 di agosto. E potrebbe esserci comunque ancora una possibilità di un ultimo up alla chiusura di questa ciclo settimanale che probabilmente sta per arrivare. Vi faccio vedere la struttura dei cicli settimanali, come si sono svolti, diciamo, di Bitcoin. Sono stati un po' anomali, però in questo caso siamo a 12 giorni, quindi qualora dovesse iniziare a strutturare l'inizio di un nuovo ciclo, da qui potrebbe ancora tentare, diciamo, l'ultimo massimo prima della chiusura del ciclo mensile. Allora, in sostanza, anche una cosa del genere configurerebbe un niente di fatto, cioè un rumore, un'oscillazione intorno agli attuali valori, quindi un up and down che teoricamente non dovrebbe modificare più di tanto quella questione. Solo il superamento della resistenza 25.000, 24.000, 25.000 configurerebbe un'accelerazione che potrebbe avvenire con il famoso flash pump, un atteggiamento tipico dei mercati delle cripto, perché qualora una eventuale candela andasse a chiudere al di sopra di questo livello, questo sarebbe un atteggiamento che moltissimi bot magari vedranno, le macchinette, insomma, tutti quelli che sono i sistemi di trading automatizzati vedranno, e quindi cosa faranno? Chiuderanno le posizioni magari short selling oppure apriranno le posizioni in long.
un po' prima magari anche della close, accelerando tutto il movimento, quindi creando il famoso flash pump, che avviene spesso, ragazzi. E quindi magari una cosa del genere porterebbe Bitcoin a fare un più 10 immediato e posizionarsi in questa zona in una giornata, magari due. Allora, questa cosa va assolutamente considerata, perché è possibile, insomma, che avvenga al di là della questione ciclica. Comunque, da un punto di vista di ciclo mensile, siamo in una fase che il mercato potrebbe aver già fatto la sua struttura di massimo. Quindi io attendo ancora un'eventuale ripresa di questo ciclo settimanale e vediamo se ce la fa, perché se il ciclo settimanale ce la fa, altrimenti tutto rimandato, secondo me, magari al prossimo ciclo mensile, quindi dopo la fine di agosto. E questa cosa, insomma, la vedremo. Il ciclo mensile è atteso in chiusura proprio per la fine del mese di agosto, fra circa 10 giorni. Questa cosa può essere valutata. Cambia radicalmente la questione, qualora le due medie che abbiamo, insomma, ormai avete imparato a conoscere, le 11 e le 21, non dovessero reggere. Qualora una cosa del genere succeda, allora vira totalmente, ragazzi, il trend, perché se queste due medie vengono breccate con conferma in close, allora cambia tutta la visuale, si ritorna in un trend laterale di Bitcoin non più rialzista, ma eventualmente anche ribassista, poi qualora questa struttura dovesse scendere. Quindi al momento siamo ancora in trend al rialzo, quindi si continua a stare su un trend al rialzo per Bitcoin. La struttura ciclica ci dice che dobbiamo andare a chiudere un mensile, manca ancora un ciclo settimanale, una decina di giorni circa. Vediamo che cosa fa Bitcoin, perché nulla vieta, non ci sono vincoli ribassisti, quindi potrebbe ancora provare un attacco alla resistenza madre. Se lo fa, allora flash pump; se non lo fa, non ci riesce, resta così, andiamo in chiusura mensile e poi tutto è rimandato. Se riusciamo a chiudere comunque il ciclo mensile non troppo lontano dal livello di resistenza, un attacco al livello di resistenza potrebbe avvenire anche nel prossimo ciclo mensile, che magari ha più forza nella prima parte. Questo perché no? Insomma, potremmo valutarlo. Io al momento non vedo grandi operatività, ragazzi, se non per trader. Da un punto di vista tecnico si resta fermi in questa fase perché sta facendo questa struttura di ribasso. Ora, insomma, se siete trader, appunto, qui avete preso profitto sicuramente in attesa della nuova ripartenza per entrare in nuovo long, per il nuovo ciclo settimanale. Se non siete trader, si state fermi alla tenuta. Se tengono queste due medie, non bisogna fare granché. Al di fuori di queste due medie, poi bisognerà, invece prendere attivamente, insomma, alcune decisioni. Andiamo a vedere Nasdaq prima di Ethereum, perché c'è anche qualcosa da guardare su Ethereum. Nasdaq continua ad avere questo trend estremamente tecnico. Io lo chiamo così, un trend tecnico pilotato, ragazzi. I trend tecnici sono molto visibili e sono chiari. Una linea retta senza mai fine, in pratica è quello che ha fatto Nasdaq. Guardate qui, settimane di fila totalmente pilotate al rialzo, un giochino, 1, 2, 3, 4, 5 settimane, tutte verdi, tutte rialziste. Si sta per concludere questo movimento, sembrerebbe, con una settimanina piccolina, stretta, la famosa candela velenosissima, ragazzi. Dipende poi, vedremo ovviamente a fine settimana. Oggi siamo solo a martedì, manca ancora qualche giorno, però queste sono candele piccole, ragazzi. Quando arrivano da un movimento molto importante, soprattutto tecnico come questo, quindi un po' farlocco, sotto mesi a bassa volatilità, in mesi estivi, arriva una candela schiacciata piccolina di durata settimanale. Sono velenosissimi. Teoricamente si chiamano Evening Star, se proprio volete saperlo. Quella Evening dovrebbe essere rossa, però è poco rilevante, diciamo, il colore. Teoricamente significa che è un movimento un po', no, da sospensione nelle nuvole, quasi senza fondamento, che siamo là e dici: ma che stiamo facendo? E poi si ritorna alla normalità. Soprattutto se avviene poi in concomitanza con il reopening magari dei mercati istituzionali verso la fine del mese di agosto. Insomma, c'è da valutare questa cosa qui. Questo movimento di Nasdaq sembra molto pilotato, a me non piace tantissimo. Vi ho messo una finestra temporale su Nasdaq, che è questa qui, quella linea che vedete, tutta quest'area qui, perché questa finestra temporale è una finestra che vi accenna il concetto della possibile fase di topping, quindi di realizzazione di un massimo relativo importante proprio per i mercati old, e quindi praticamente al 100% anche per le cripto.
In questo numero di giorni, ragazzi, perché sostanzialmente se qui è iniziato un nuovo ciclo annuale di Nasdaq, lo sapremo praticamente a brevissimo, teoricamente potrebbe essere così, il mercato, anche se questo ciclo annuale fosse poi un ciclo ribassista, farebbe comunque una parte up, che è quella che sta facendo e sta realizzando, e in teoria dura in media un centinaio di giorni. Ora, questo discorso qui è da tenere molto in considerazione, perché quella è una finestra temporale che può designare il top di Nasdaq 100 qualora le cose si mettessero male poi nei prossimi mesi. Quindi intanto noi la valutiamo come aria, poi dobbiamo avere conferma se le cose si mettono male, però già abbiamo un dato, cioè un'area di tempo che è fondamentale. Quest'area di tempo, vedete qui, scade in teoria a fine settembre, quindi abbiamo ancora un altro mensile possibile tenuta di questo movimento. Io attendo ovviamente il superamento della media mobile sul grafico settimanale a 26 settimane, che è questa che vedete, è un po' indicativa anche del fatto che da questo minimo può essere partito tranquillamente anche un ciclo annuale. Il ciclo annuale in questione, se dovesse essere così, porta una conclusione a aprile-maggio 2023. Se dovesse essere ribassista, ci facciamo male, ragazzi, va bene? Questo poi ne parliamo poi con calma. Se vi ricordate, infatti, tantissimi mesi fa, magari chi mi segue assiduamente se lo ricorda, vi avevo proposto le due visioni, cioè il fatto che un ciclo annuale è ancora da chiudere e doveva essere fatto settembre-ottobre, oppure quello in chiusura già a giugno. E la versione con la chiusura a giugno era la peggiore, ragazzi, perché portava un nuovo annuale che probabilmente sarebbe stato l'annuale di gestione del vero bear market. Sono troppo lunghi i tempi per parlare di queste cose, poi davvero mi devo mettere la palla di vetro e poi mi prendete in giro che dici che è previsione, quindi non mi piace parlare di queste cose con troppi tempi lunghi, però mi piace ragionare insieme a voi. Quindi ricordatevi che gli analisti, ragazzi, non prevedono il futuro, ma ragionano sulle ipotesi e sulle possibilità. Questa è un'ipotesi che iniziamo a prendere in considerazione, perché il movimento di Nasdaq deve avere poi una conferma nei mesi quelli più caldi, quando ci sarà poi un eventuale maggior volume, quindi da settembre. Intanto sembra un col pilota automatico, poi ci sono tanti risvolti da andare a considerare, e al momento valutiamo questa cosa, tenetela presente. Magari chi di voi è più skillato, sa leggere fra le righe, sa operare meglio, è formato sul trading, sui investimenti, magari è in grado anche di ragionare sui propri portafogli in maniera differente, proteggendosi magari utilizzando tecniche di trading in un certo modo. Insomma, io poi di questo ne parlerò chiaramente in Academy alla stragrande, per una serie di idee proprio da tenere a mente. Allora, total market cap della DeFi, un po' che non la guardiamo. Total market cap della DeFi, abbiamo aperto delle posizioni long, almeno io ho aperto le posizioni long, e vi ho fatto vedere delle criptovalute un mesetto fa che sono andate molto bene. Ora, in alcuni casi, queste cripto hanno iniziato una fase di riflessione, sto pensando di chiudere totalmente tutte le operazioni, sono ancora un po' indeciso. Perché, ragazzi? Perché non hanno veramente invertito il trend, mi aspettavo un pochettino di forza in più, anche perché vi faccio vedere la total market cap della DeFi, perché molte di queste cripto sono nel settore della DeFi, del Web3. Non è arrivata nemmeno a toccare questo livello, che in teoria è la media a 21. Ora vi faccio vedere la daily, perché le medie a 21 ragionano meglio sul daily, e siamo in questa zona qui. Ora, ragazzi, questo è un ciclo classico da 3 mesi circa della struttura, va a chiusura proprio nel mensile di settembre. Non mi piace moltissimo questo atteggiamento, voglio vedere una reazione immediatamente dal total market cap della DeFi, la voglio vedere con un raggiungimento diciamo dopo la fine del mensile di agosto, quindi la prima decade di settembre, di almeno 63 billion, e ci potrebbe stare tranquillamente. Non mi piace tantissimo questo grafico perché è debolissimo, ragazzi, va bene, da un punto di vista anche settimanale, anche se qui sul time frame settimanale, anche se qui fosse iniziato un nuovo ciclo annuale, non sta performando bene, e poi ha fatto un pullback
alla perfezione di questo minimo, che era il minimo che insomma era fondamentale. Aveva, ragazzi, sembra proprio una chiamata questa qui della Big Short, ve lo dico in maniera proprio chiara, proprio questa è un classic pullback. Dovesse fare una cosa del genere non funziona bene. Allora, questi sono segnali, ragazzi, il trend è rialzista, con lo specifico. Perché lo specifico? Perché altrimenti poi non comprendete il concetto. Allora, il trend è rialzista, trend is your friend, per cui si segue il trend attuale, che è quello presente, che è rialzista, quindi ancora long. Va bene, però gli analisti, ragazzi, non ragionano dopo, ragionano prima. Quindi bisogna ragionare su quello che sono le avvisaglie, quelli che sono i pezzettini di pane, le mollichine che il mercato ci lascia per strada, e considerarle. Questo non vuol dire che da qui cambiamo le nostre strategie, perché il mercato non ha dato ancora i segnali, però significa che prendiamo in considerazione queste ipotesi, e quindi qualora il mercato inizierà a dare segnali o dovesse iniziare a peggiorare, noi andiamo a prendere subito provvedimenti, perché siamo già consapevoli di quello che può essere uno scenario futuro. Questa è la logica, questo è il modo di analizzare questi video, ragazzi. Questo è il modo in cui fanno gli analisti l'analisi vera, non prevedendo il futuro, che non si può prevedere il futuro. Va bene, lo dico perché ogni tanto c'è qualcuno nuovo che ovviamente non capisce giustamente questo modo di fare, perché non comprende il perché si ragiona così sui mercati. E lo so, è un po' macchinoso, dovete iniziare a ragionare in questo modo. Se ci fosse una soluzione più semplice, vi assicuro, l'avremmo trovata. Non esiste, non c'è. Quindi non la cercate, imparate solo a ragionare in maniera corretta sui mercati, vi troverete poi benissimo, quindi un piccolo sforzo iniziale per un grande risultato successivo. Allora, questa è la questione. Qui, probabilmente, anche se si è chiuso un ciclo annuale qui corto, io mi aspettavo ci fosse più lunghezza, dobbiamo ragionare poi su questa fase qui. Quindi, o il mercato inizia a pompare, rientra al di sopra di questo livello 0,63 e mi torna qui, allora un po' ci fa respirare e va benissimo. Altrimenti questo è un pullback, ragazzi, è un pullback concomitante con la questione di Nasdaq, che sembra pilotato al rialzo dalle politiche della Fed, insomma, eccetera, dal fatto che l'inflazione sembrerebbe sotto controllo. Una fase ribassista da questa zona non sarebbe vista bene, ragazzi, perché il pullback tecnico nei cicli con time frame a una settimana sono figure bruttissime, ragazzi, bruttissime, perché preludono a inversione di trend, però il vero bear market a quel punto sarebbe ancora da vedere, perché un meno 80% di queste cripto praticamente poi è dietro l'angolo. Valutiamolo, va bene. Io spero che non avvenga mai, vi ripeto, sono ancora long su quelle cripto che vi ho detto, lo ribadisco, trend is your friend, però valutiamo questa cosa, perché siamo in dirittura d'arrivo con una serie di questioni. Soprattutto dobbiamo pilotare e vedere molto la questione Nasdaq, come andrà. Andiamo a vedere Ethereum, dolcissimo in fundo, ancora forte, ha rotto il livello di resistenza che aveva qui, è salito immediatamente con il flash pump ed è andato a posizionarsi, ragazzi, sul livello di resistenza di cui vi avevo più volte parlato, che avrebbe raggiunto in pochi giorni, si è rotta questa livello di resistenza. A dire la verità, poteva andare anche più su, perché questo è il livello medio, quindi 2K sono stati raggiunti, ma teoricamente poteva arrivare anche a 2,2, 2,3 con tranquillità. Magari qui era proprio molto molto alto, però ci poteva arrivare. In realtà ha toccato proprio al limite quello che era il livello di resistenza successivo, immediatamente si è reversato per andare a fare il pullback della resistenza vecchia, adesso nuovo supporto. Questa cosa qui ci può stare, però valutiamo, insomma, anche qui, ragazzi, perché abbiamo un atteggiamento di Ethereum che è molto più preciso di Bitcoin con la sua struttura ciclica mensile. Questo può essere un pullback, dopo mancherebbe l'ultimo movimento a chiusura poi del mensile. Se questo pullback inizia a chiudersi qui e inizia a partire un nuovo settimanale anche di Ethereum, può arrivare a 2,2 tranquillamente e poi fare la chiusura del ciclo mensile. Da qui in poi inizierà un nuovo ciclo mensile, e da qui in poi, proprio dalla fine di agosto, avremo tante risposte a queste e questi dubbi di cui oggi vi ho dato un po' di semini. Vi ho buttato qualche cosina dentro il sacco.
Ed è interessante. Andremo a cercare anche di riflettere poi, ragazzi, sulla questione dell'analisi on-chain, perché alcuni dati on-chain sono usciti fuori. Sapete bene come la penso sull'on-chain. Finora, praticamente, la rilevanza dell'analisi on-chain sui prezzi di Bitcoin è stata praticamente zero. Non c'è nessuna correlazione, non c'è stata nessuna correlazione dimostrabile da un punto di vista di significatività statistica. È bello ragionarci sopra, però poi, se analizziamo i dati, quando analizziamo la significatività dei dati per un movimento, quindi la correlazione e relazione fra un dato e un movimento, si è visto che in pratica non ha avuto nessuna relazione. Se vi ricordate, infatti, tantissimi tempo fa nell'on-chain c'era la questione che Bitcoin uscissero dagli exchange e poi siamo crollati lo stesso, quindi non c'è stata, per esempio, alcuna relazione. Al momento ci sono alcuni dati che secondo me meritano di essere invece considerati, perché l'on-chain, se posso essere, posso dirla mia al momento, poi faremo un video dedicato, dovrebbe essere più considerata forse in base agli atteggiamenti riflessivi del mercato, cioè quelli emotivi piuttosto che a quelli tecnici. Quindi, ok, analizziamo dati on-chain, che sono dati tecnici, per capire gli atteggiamenti emotivi degli investitori, ragazzi, perché un dato fondamentale di connessione non c'è al momento, non c'è. Quindi, qualora poi dovesse venire fuori, ci mancherebbe. Però alcuni dati ci sono stati, soprattutto i dati legati ai miners, che sono veramente, ragazzi, interessanti. Cioè, i miners hanno stravenduto Bitcoin proprio tantissimo tra maggio, giugno e luglio di quest'anno. Sono Bitcoin venduti rispetto alla produzione che hanno raggiunto i massimi storici dei Bitcoin venduti rispetto alla produzione dei miner. Quindi questo è un dato importante, perché potrebbe essere che i miner hanno finito di mettere da parte, cioè di vendere alcune produzioni che probabilmente avevano in holding, e probabilmente inizieranno a riaccumulare. Questo atteggiamento non è impattante sul prezzo, però è un atteggiamento che ha molto rilievo anche sulle logiche di grandi investitori e di grandi produttori di Bitcoin. Quindi magari si ci aspetta un po' di maggiore stabilità. Vedremo se è vera questa cosa. Io ho i miei dubbi. Al momento i grafici sono molto più attendibili, i grafici di analisi tecnica molto più attendibili dell'analisi on-chain nel prevedere i prezzi. L'analisi on-chain ha ancora tanto da dire, però anche molto giovane, quindi dobbiamo ovviamente cercare di capire come valutarla, quali sono i modi giusti di tenerla in considerazione. Qualcuno di voi che mi segue, diciamo, dal 2018, ragazzi, si ricorda il mio primo indicatore di analisi on-chain? Non esisteva nulla al tempo, che si chiamava VAI, Wealth Accumulation Index, fatto nel 2018, vedere lo sbarbatello, come si vuol dire, e l'abbiamo seguito per un annetto, ragazzi. Quindi non sono contro on-chain, visto che avevo fatto proprio il primo indicatore on-chain disponibile da un punto di vista di trend per i prezzi, diciamo, dei mercati. Però questo tipo di indicatore poi ha lasciato molti dubbi, e anche il mio VAI ha lasciato molti dubbi, e quindi l'abbiamo un po' accantonato. Vediamo di riprenderlo poi nei prossimi video. Per oggi è tutto, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, che magari sarà nei prossimi giorni. Vediamo, no, domani non so se riesco, perché sono in ferie e sono in giro un po', e quindi non sono magari spesso qui in sede. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.